Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme un delizioso primo piatto della pasta ripiena per l'occasione del carnevale. E quindi adesso non perdiamo tempo, iniziamo subito la ricetta, però mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. E poi, se volete, condividete con i vostri amici questo bellissimo video. Iniziamo. Ho messo su fuoco una casseruola, metto un filo d'olio, un giro d'olio, faccio riscaldare, aggiungo uno spicchietto d'aglio tagliato a metà e lasciamo imbiondire l'aglio e profumare l'olio. Eliminato l'aglio, aggiungo all'olio i funghi. Questi sono un misto di funghi surgelati. Andiamo a trifolare i nostri funghi. Io copro un po' con il coperchio, così faccio in modo che si scongelino più in fretta, ecco. Intanto che i nostri funghi assorbono tutta l'acqua e poi man mano cominceranno a rosolare. Prepariamo un po' di besciamella perché in questa preparazione serve un po' di besciamella. Ok? Quindi trasferiamoci all'altro fornello, accendiamo il gas, mettiamo all'interno del burro e facciamolo sciogliere. Sciolto il burro, aggiungiamo la farina tutto ad un colpo e mescoliamo. Facciamo cuocere qualche secondo la farina con il burro. Diamo anche un po' di colore. E a questo punto aggiungiamo il latte. Mescoliamo continuamente e portiamo a ebollizione. Naturalmente aggiungendo del sale, del pepe e un po' di noce moscata a vostro piacere. Io ve la consiglio, mettetene un po', io non la metto perché come sapete non la posso utilizzare. Dopo qualche minuto già vediamo che la besciamella si comincia ad addensare. Quindi continuiamo a mescolare, portiamola a ebollizione. Quando vediamo le bollicine, come queste, vedete, possiamo anche spegnere. Ok, il liquido di cottura, come vedete, è ancora presente. Aspettiamo che si restringono, quindi si evapora l'acqua e continuiamo. Nel frattempo mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Il liquido si è ristretto e i funghi si sono trifolati. Ok, adesso non ci resta che spegnere e farli intiepidire. Continuiamo la ricetta. Abbiamo tutto l'occorrente per formare l'impasto. Ho qui i funghi precedentemente rosolati che ho spezzettato, vedete, con un coltello. A questi funghi aggiungiamo del prosciutto cotto, anch'esso ridotto in briciole, e lo uniamo. Mettiamo qualche cucchiaiata di besciamella, ci regoliamo man mano e cominciamo a mescolare. Naturalmente, se voi non preferite la besciamella,
potete aggiungere all'impasto dell'ottima ricotta. Però vi posso garantire che con un tocco di besciamella all'interno il ripieno è semplicemente delizioso. Parola di zia Franca. Continuo a mettere ancora un altro po' di besciamella. Ok, all'impasto aggiungiamo anche della provola. Io sto usando della provola secca, se voi volete utilizzare qualsiasi tipo di altro formaggio va benissimo, come, non lo so, la scamorza, il provolone, insomma, quello che più vi piace. E aggiungiamo anche del parmigiano. In questo caso sono delle scagliette, ma va bene anche grattugiato, e io tenevo questo a disposizione e lo sto utilizzando. Ok, l'impasto è pronto, lo mettiamo da parte. Ho messo sul fuoco una teglia con dell'acqua che, come vedete, sta iniziando l'ebollizione. Metto all'interno delle sfoglie di lasagna già pronte, quindi le trovate tranquillamente al supermercato. Poi, se voi avete tempo di poterla fare in casa, meglio ancora, però queste sono buone lo stesso. E quindi andiamo leggermente ad ammorbidire, non le dobbiamo far cuocere, bastano circa 30 secondi, solo il tempo che si ammorbidisce la sfoglia. E la adagiamo su un canovaccio pulito, così. Mettiamo la nostra sfoglia su un tagliere e iniziamo a farcire. Mettiamo in questo modo e chiudiamo. E li adagiamo così. E continuiamo con tutti gli altri. Preparati i nostri saccottini, come sono belli. Adesso in una pirofila mettiamo del sugo che io ho già preparato in precedenza, un semplice sugo con aglio, olio e pomodoro, sale e basta. Quindi metto un mestolo di sugo sul fondo della pirofila, faccio in questo modo. Ecco qua, e lo distribuisco, vedete? Ok. E inizio ad adagiare i saccottini. Però tra l'uno e l'altro io metterò un po' di sugo. Faccio così, vedete? Altrimenti si possono attaccare. E invece questo noi non lo vogliamo. Ed ecco qua, copriamo con altro sugo, completiamo con delle scaglie di parmigiano. E la nostra pasta è pronta per essere infornata. Il forno chiama, andiamo. Ed ecco la nostra pasta ripiena è uscita dal forno. L'ho infornata a 185 gradi per 40 minuti. E poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolatevi di conseguenza. Che dire, amici? Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento e vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca. Ciao a tutti!